Le notizie principali di giovedì 25 luglio. Come riportato da Footmercato, lo Strasburgo è su Guela 2 come primo obiettivo. Dovesse saltare, i francesi andrebbero su Calabria. Mediaset. Brescianini passa al Napoli per 12 milioni di euro. Il Milan ne incasserà circa 6. Mediaset. Pavlovic vuole solo il Milan, niente Atletico. Gli austriaci ne hanno preso atto. Offerta da 16 più 2 milioni. Decisivi i prossimi giorni. Stretta finale. Mediaset conferma, si riallaccia la trattativa per Royal. Il Milan è arrivato intorno ai 15 milioni. Il Tottenham ne chiede 20. Sviluppi in serata. Fofana, guerra di nervi, 25 milioni la richiesta, 14 più 2 di bonus l'offerta. Il giocatore non vuole né United né Atletico. Il Monaco rischia di perderlo a zero tra un anno. Milan dunque fiducioso. Il Milan è in pole position per completare l'attacco con Matias Fernandes Pardo, secondo Tuttomercato Web, stella belga classe 2005 in rampa di lancio dopo aver chiuso alla grande il torneo precedente. 21 presenze con 8 gol e 2 assist, tuttavia ben 7 reti nelle ultime 10 di cui 8 da titolare. Il Gent chiede 15 milioni, il Milan non è disposto a sborsare tale cifra ma la diplomazia è al lavoro. Già segnalato dagli scout rossoneri in passato, avviati i contatti. Seguito anche dalla Lazio e dal Leverkusen, ma appunto il Milan ha il pallino della trattativa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Origi e Touré non partiranno per gli USA e non lavoreranno nemmeno col futuro in quanto sono in permesso.